erano andati i capelli qui, vabbè, comunque lui è lui e lei è Sofì e oggi siamo qui con un nuovo Life Hacks. Dopo un anno finalmente siamo tornati con i Life Hacks. Per ora vanno di moda gli unicorni, tutti colorati, i capelli colorati, che io personalmente adoro, però trovo anche molto coraggiose le persone che colorano i capelli per esempio di fucsia, perché io non riuscirei mai a stare con i capelli colorati per tantissimo tempo. Quindi ci siamo messi lì a pensare una soluzione per tingere i capelli in modo temporaneo e l'abbiamo trovata e siamo qui per mostrarvela oggi. Sarà un esperimento che proveremo a fare insieme e vedremo se effettivamente colorerà i capelli oppure no. Soprattutto è sorto un piccolo problema, ovvero che i capelli castani non è che si colorino così facilmente da me, che sono già super colorati marroni. Non aggiungiamo altro e adesso vi lasciamo alla sigla che finalmente no. Sigla delle Life Hacks. Via. Life Hacks, Life Hacks, vive la semplicità. X. È un metodo super sicuro, temporaneo, e quindi vi basterà poi lavare i capelli, torneranno come prima. Vengo in pace. Ma che stai facendo, So? Comunico a tutte le ragazze che non devono preoccuparsi. Gli ingredienti che ci servono sono carta velina, abbiamo qui blu e azzurro, ma useremo solo blu, quindi azzurro via. Dell'acqua calda, una ciotola e dei guanti usa e getta per non sporcarci le mani. Benvenuti nella parrucchieria di Garçon Lumière Louis. Il parrucchier. Sì. Iniziamo ritagliando delle striscette di carta velina. Ma la carta distrisce la notizia? Sofia, smettiamola. Potete tranquillamente tagliarle a caso, perché tanto non ci serve che abbiano una forma ben definita. Fatto questo, le mettiamo in una ciotolina, le chiudiamo e gli mettiamo dell'acqua calda. Come vedete, l'acqua calda toglie il colore dalla carta e si colora. Infatti dopo qualche secondo l'acqua è già tutta blu. Aspettiamo un paio di minuti che l'acqua si colori per bene e passiamo al prossimo step. Mettiamo i guanti, stavo dicendo. Sofì, ma che taglia hai preso dei guanti? Bimbo XS. Ma come bimbo XS? Non mi vengono. Per il garçon de lumière, le parrucchiere, non è un problema. Mescoliamo un po' l'acqua, non avendo utensili uso un dito. Sofì, l'acqua è super blu. Meglio, così i miei capelli saranno super blu. A questo punto abbiamo bisogno della nostra cavia. Una ragazza con il nome che inizia con la S, con i capelli castani, bassina e con la voce... Salve signorina. Salve. Già so cosa deve fare? Ma non so veramente, sto cercando di capire quale ciocca. Io voglio colorare, non so se questa o le punte, non lo so. Allora, primo step è prendere una ciocca bella che ci interessa da colorare. Quindi prendiamo questa. È una cioccona gigantesca. Prendete la cioccona e la immergete nell'acqua colorata. Sì, aspetta, Sofì, un attimo. Quanto dovrei stare così, scusami, lui? Non te l'ho detto prima, Sofì, ma dovresti stare così un quarto d'ora. Ah, bene. Quindi lasciamo Sofì così e torniamo tra un quarto d'ora. A dopo. Che carina, si è addormentata. Non sto dormendo. Ah. Scusa. Nel frattempo che Sofia aspetta, io preparo un'altra ciotola con un altro colore. Cosa fai tu? No, dobbiamo colorare anche un'altra ciocca. Ma va bene questa? No. Preparo un'altra ciocca. E quale? Non riesco a muovermi. Pronti i capelli? Mi gratteresti l'occhio? Dov'è l'occhio? Un sacco di capelli davanti. Grazie. Ok, Sofì, è passato un quarto d'ora. Possiamo tirar fuori i capelli dalle ciotoline. Aspetta che sporchi tutto. Un attimo, fermo. Ecco qui la tovaglia. Oh no, aspetta, ci abbiamo sporcato tutto. Olle. Ragazzi, sembrano davvero colorati. Adesso andiamoli ad asciugare. La tovaglia si è colorata di sicuro. Certo. Adesso andiamo a spazzolare i capelli. E voilà! A
questo punto, se l'effetto vi soddisfa, lasciate i capelli così. Se invece come me lo volete ancora più intenso, prendete i gessetti colorati, ne prendete uno, lo immergete nell'acqua e lo passate nei vostri capelli. Andiamo a vedere come. Bagniamo il gessetto, prendiamo la ciocca blu e andiamo a ripassare il colore. Come vedete, col gessetto il colore blu è molto più visibile. Vi consiglio di colorare sempre nello stesso verso, ovvero dall'alto verso il basso, perché se fate alto basso, i vostri capelli verranno cotonati e rischierete di avere capelli da pazzi. Sofì, dove sei finita? Dopo aver passato i gessetti, il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Andiamoli a pettinare piano piano e ad asciugare. Questo è il risultato finale. Dovrei pettinarli perché sono veramente, veramente annodati. I miei capelli sono blu, blu, mi piaci tu. Ed ecco a voi il risultato finale. Dei capelli coloratissimi ma paiosi. Devo pettinarli, io so. Volevo dire che questi capelli sono blu e verdi e sono marroni. Però sicuramente a voi bionde l'esperimento riuscirà meglio. Ma vi vorrei far notare una cosa, che in realtà c'è più colore nelle nostre mani che sui capelli di Sofì. Che poi non ho capito perché questa volta abbiamo colorato i miei capelli e tu sei rimasto così tranquillo. Speriamo che il video di oggi vi sia piaciuto. Noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio e al prossimo video. Ciao! Sono rimasta così.